Allora, vi faccio vedere come fare un cuscino con la parte laterale rialzata, praticamente con la scocca, io la chiamo, non so come la chiamate voi. Comunque, io dico la scocca. Facciamo finta che questo sia il cuscino e io adesso devo tagliare le parti laterali del cuscino. Allora, che faccio? Se la mia parte laterale deve risultare, per esempio, che so, 10 centimetri, io mi taglio 11 centimetri, perché io normale la cucitura la faccio a mezzo centimetro, però se voi volete fare di più, potete fare di più. Allora, intanto mi taglio di 11 centimetri. Sto esagerando perché comunque il mio cuscino è piccolino, però giusto per rendervi l'idea, io adesso mi taglio la fascia di 11 centimetri. Naturalmente non so se la misura è giusta perché sono dei pezzi di stoffa che io utilizzo per farvi le simulazioni, diciamo. Allora, mi finisco di tagliare e vi faccio vedere. Ripeto, io faccio solo delle simulazioni e quindi non sono così precisa a tagliare perché il mio intento non è questo. Volevo farvi vedere come fare una scocca. Allora, quest'altra fascia pure uscita di 11. Me la unisco anche perché penso che per girare tutto il cuscino non ce la faccio. Andiamo alla macchina. Aspetta, mi prendo il gessetto che dopo mi servirà. Allora, intanto mi cambio il mio piedino perché è rimasto il piedino di prima. Mi metto il piedino normale. Allora, dicevo, mi sono cambiato il piedino, mi sono messo il piedino normale perché devo cucire a mezzo centimetro. Intanto mi sto unendo le fasce in modo da farvi vedere tutto, tutto intorno alla simulazione del cuscino. Allora, inizio, da un punto X, però, lascio un centimetro o due perché dopo devo fare cioè la mia giunta. Allora, arrivati all'angolo, lascio un centimetro circa e mi giro il mio tessuto in questo modo, in modo mi faccio un intacco la parte che devo girare, così gira meglio, e mi giro e continuo a cucire. Circa un centimetro io mi faccio un intacco alla parte che devo girare, non al sotto, arrivo lì e giro sempre a un centimetro l'intacco, non lo fate più di mezzo centimetro altrimenti sbordate troppo fuori. Allora, e mi faccio anche questa giro anche questa cucitura, mi faccio sempre l'intacco a un centimetro, non più di mezzo centimetro, ripeto, e quando giro questo non ci sarebbe stato bisogno unire perché pensavo non mi bastasse, invece è riuscita alla perfezione. Cioè, quindi se io mi taglio i miei pezzi giusti, faccio solo una giunta. Se le fasce non vi bastano, dovete fare le doppie giunte. Allora, quando io unisco questo, la cucitura me la apro. Ed è qui la prima fase. Allora, poi, nel momento in cui io ho questo cuscino fatto, mi faccio gli intacchi al centro. Tutte le parti dei miei angoli, mi faccio l'intacco.
in modo che quando metto l'altra parte della, diciamo della parte del cuscino, io riesco a capire che quello deve arrivare all'angolo. Per esempio, allora, diciamo che inizio da un angolo. Allora, innanzitutto mi inizio la cucitura da dove ho iniziato per questo, quindi diciamo che il mio angolo, per esempio, deve arrivare qui. Allora, innanzitutto questo, per esempio, facciamo finta che qui deve venire la cerniera e io mi devo cucire alla fine del cuscino. Alla fine del cuscino mi rinforzo, arrivo all'angolo e giro per tutti i quattro angoli, diciamo. Metto giusto il mio angolo e dove ho fatto l'intacco mi giro. E mi giro anche questo. Scusate, mi stava cadendo il telefono. Allora, mi prendo l'angolo. Forse si è consumato il cotone sotto, vedo di cambiarlo in modo da non sospendere il video. In un altro colore. Allora, dicevo, arrivo all'angolo e mi giro. In pratica mi giro tutti i miei quattro angoli in questo modo. Sapendo che quando arrivo all'intacco io devo girare. Quando arrivo all'ultimo angolo, so che devo mettere la mia cerniera, per esempio, no? Mi giro l'angolo e mi rinforzo e basta. Questo, diciamo che è il mio cuscino a cassonetto. Allora, dicevo, questo è il mio cuscino a cassonetto. Nel momento in cui devo mettere la mia cerniera, io che faccio? Questo me lo imbastisco. Io adesso non lo imbastisco per questione di tempo e naturalmente questa è un'apertura piccolissima, quindi vi faccio solo vedere quello che faccio. Allora, mi metto la mia cerniera alla parte piegata e mi faccio un'impuntura, diciamo, per fermare la mia cerniera. Ripeto, questa è solo una simulazione, infatti il cuscino è molto piccolo, quindi non sicuramente è stretto, cioè come cuscino, però è giusto per farvi capire come dovete fare. Allora, arrivo all'angolo e mi blocco. Dall'altro lato di nuovo mi faccio la stessa cosa. Naturalmente io vado male perché il cuscino è molto piccolo, però dovessi avere un cuscino più grande sarebbe diverso. Allora, mi piego sempre a questa parte, mi piego e mi metto giusta la parte che deve abbottonare, in modo che io quando arrivo lì sono sicura che deve arrivare il cursore alla stessa direzione. Quindi mi metto uno spillo, mi metto e mi misuro la parte che devo fare. Volendo potete mettervi degli spilli dove potete imbastire e niente. E mi faccio anche quest'altro. Questa parte di cucitura, questa parte di cerniera, se volete potete farlo anche a cuscino aperto. Che significa? Che praticamente quando io mi attacco la prima scocca, questa parte me la lascio per la fine, diciamo, in modo che esca più precisa. Anche perché io adesso sono andata malissimo e quindi non è uscita granché per il fatto che il cuscino è molto piccolo e quindi sono andata malissimo. Allora, vediamo un attimo, vediamo. Infatti, non è uscita bene perché, ripeto, la mia parte è piccolissima e quindi sono andata malissimo a farla. Dovrei scucirla e rifarla. Ripeto,
Questa parte la potete fare benissimo prima. La devo scucire perché non mi... No, in effetti non è uscita come dico io e quindi dovrei scucirla. Però potete usare il metodo... Allora, in pratica non mi sta uscendo bene perché la parte che ho fermato non è giusta. In pratica, quando io fermo questa parte... Me la devo fermare giusta, quindi se queste cose, i dettagli non sono perfetti, il risultato non sarà perfetto. Allora, vi faccio vedere che intendo per cucitura prima. Allora, l'unica cosa è che dovrei scucire l'altra parte. Vabbè, comunque, questo diciamo che è il metodo per cucire il cassonetto. Dei cuscini. Come vedete, gli angoli sono perfettamente allineati sotto e sopra. Adesso vi faccio vedere quella fase che dico, perché se non esce come dico io mi arrabbio. Allora, in pratica facciamo finta che questa parte del cuscino non c'è. Facciamo finta che io ho attaccato solo la prima scocca. Allora mi metto così, anche perché aspetta, allora in pratica giro l'angolo e mi fermo. E praticamente non mi è uscita bene perché questa parte che ho fermato è più grande della parte che dovevo fare, quindi automaticamente la mia cerniera non mi era uscita bene. Allora, invece adesso, come vedete, mi devo tagliare la parte che è in più. Allora, invece così con la scocca aperta e la parte di sopra che manca del cuscino posso fare diversamente. Allora, in pratica vi faccio questo, anche col piedino delle cerniere va benissimo, però se volete farlo anche con un piedino normale potete farlo e poi quando finite di attaccare questa vi fate un'impuntura. Io ripeto, la cosa che avevo sbagliato era perché non sono arrivata precisa con la cucitura. Naturalmente queste cuciture... Voi le fate aperte e quindi allora eccolo qua. Come vedete, questa volta è uscita meglio. Aspetta. Allora, nel momento in cui ve le siete fermate, li potete fare, cioè quando sta con la diciamo con la scocca aperta, io mi faccio la cucitura è intorno intorno e faccio praticamente capitare la cerniera poco poco più nascosta, diciamo. Aspetta che mi tolgo tutti i fili perché sennò non mi faccio vedere bene. Allora, quando arrivo qua mi giro e mi giro anche quest'altro lato, accavallando leggermente la mia stoffa in modo che la cerniera risulti leggermente nascosta. Vi faccio vedere il cuscino completo. Adesso era una questione di principio e quindi ve l'ho fatta vedere di nuovo. Allora, scusate, mo tanti fili stanno così. Allora, in pratica questa dovrebbe essere la cerniera. Se la volete fare più nascosta, mettete il piedino delle cerniere e quindi vi viene più nascosta. Adesso attacco. Naturalmente con la zippa aperta mi attacco gli altri angoli e faccio la stessa cosa che ho fatto prima, cioè in pratica mi metto l'angolo giusto, in questo caso poi posso chiudere tutti gli angoli perché già mi sono fatto quello che dovevo fare, quindi il cuscino deve essere finito.
quindi mi faccio tutto il mio giro. Quando arrivo all'angolo mi giro così agli intacchi. Mi giro ed eccomi qui, mi giro il cuscino dal dritto per farvi vedere. Ripeto, questa è una simulazione, quindi non ho misurato niente, di qua si è scucita perché ho sentito uno strappetto, però quando lo rivoltate fate attenzione che può succedere questo. Ok, allora, e questo è il mio cuscino col cassonetto. Naturalmente poi la cerniera viene sotto e il cuscino è questo. Ok, guardate gli angoli come sono usciti belli. Aspetta che mo vi faccio vedere come sono usciti belli precisi. Ok, cioè questo deve essere collegato con quello di sotto, ecco qua, questo è collegato con quello di sotto e via di. Ok,